Potete chiamare una rumena che è mattina, ci andiamo a chiesa e ci facciamo una voto, voi preparate una voto, almeno che i Sì, ma a me genitori. non mi interessava neanche che lui ha perso un discreto in da chiesa, magari che là di lei coppa un Signore, ma avete ristorante, capito che la si hanno pigliato la macchina con tutta la roba in? Quello perciò non trovavamo più che 6 madri ora a cercare sta roba. A me mi dispiace, ma noi poi la macchina l'abbiamo trovata grazie alla polizia, però non... dentro alla macchina non c'era più niente, attrezzature, dischette, CD, tutto. Mi dispiace, però ero convinto che a Gino voleva ritto, signore. No, io non lo so, io non so, c'è neanche io, a me Gino non mi ha detto proprio niente, anzi dice vicino a Gino come Alex se non mi chiamerà l'album. E tanti belli fotografici ci ha già fatto in coppa, tanta Beh, foto scritta. e voi non vi Ha già domandava parlato poco. un bash bello su Instagram, Alex, io ho sapito, non so se si sono No, signor, incontrati. com'è arrosti? Voi avete parlato un burtone che secondo me ha parlato tutta la strada, ma non... Vi avete arruotato con quella comunione. E ma intanto, signor, guardate, mi dovete credere, io sto mortificato. Signor, facitemi parlare con Gini, ci sentiamo più tardi, ma Va intanto io arrivo e piglio questi bene, fotografi. Ma. Arrivederci. La signora ha parato un burtone! Abbiamo il nostro amico Gino, ci sei? sì, sono qui. Ah, seconda parte, andiamo. Pronta? Assù. G, ma che stai? Ti ha rubato tutte le fotografie? Ha parlato pure con me, mamma. Hai scattato l'aita, tanto tempo fa! No, a me mi ricetto che sei una rubata maglia, però mi ricetto che sei una rubata Sì, un ma poi bellissimo. che dici? No, Gino, chi si ruota? Ma che è magari che lei, coppa all'istorante, coppa c'è potere, chi ne sta parlando di tutto questo, non c'è niente di più! La macchina da posto tra un ragione e l'anteprima, che la di fotografia non Lo è so, destinata, perché l'ho già lo so! detto pure io, assù, però sarai da quando sono via in macchina, visto che là aveva scelto l'ora di ritorno. Però Sì, ci ma metto una... non è pure qua, non hai niente. è un saggio, non hai niente. Dici la troppo, quando si... Ah, quando pure lo fai, quando c'è una piazza, la piazza troppo, Ma capisci? nemmeno lo metto aggiungi troppo, che per i limiti c'è la male Dice la troppo, quando ha fatto quello di ritorno, io si mette d'accordo solo per i soldi per si piglia la macchina. Però la roba che ci stava in, che lui non la risolva fuori mai. E io si dice buonetterà. Però macchina. E se mai... ci vuole Però a me? mamma mi ha telefonato un'altra volta. Ha detto che se ancora un contatto che si carica il ritorno, ha detto che se ci mette d'accordo con questa gente per fare i dischetti, la roba che ci stava in, vorrei quanta donna. E quando è voto a me? Non lo so, mi sta d'accordo con questo. Sta buono, Gino, io vengo proprio da denunciare, guardate, chi si sa abbia denunciato, sappia che se muovo fa pure questo e che. Allora chi si sa, Gino, chi sa capo non è buono. Mettiamoci d'accordo, ama, Com'è? mettiamoci d'accordo, signor. Ma chi è? Ma chi è sta Allora, no, no! luce? Chi Ma chi è sta luce? So killer o furto. Chi è che lo furto? Quello che si è pigliato la macchina con tutta la roba in, signor, mettiamoci Mario, d'accordo. ma chi è sta luce? Ma Ma come chi stai? è sta luce? Ma io Pronto? non lo Suo numero di telefono me l'ha dato Alex. so. 90, 90. 90 fa la paura. Pronto? Signor, buonasera, il suo numero di telefono me l'ha dato. Sentite, ma buonasera, buonasera, a me non mi interessa. Io ti dico furto, non si Sì. spegge lui, mettiamoci d'accordo, ti sono più malamente lui. Bra. Allora, come Io mi intanto non ve li do, io ci per due fotografi e facetemi le fotografie, se no lo vanno a O denunciare. fotografa e cannetena, sì. A me non mi interessa, se lui ti ha fatto un furto, vado a fotografi, a me non mi interessa. Allora appiccetto cosa, sì. E allora appicciato tutto cosa, però se io mi rintraccio va a PC a voce. Voi, ma come mi rintracciate, sì. Non mi preoccupate, mi rintraccio Voi subito. ha apparato che lui purtuno là fuori. Ma che E era cosa ha detto che lui Io portò? avevo visto il fotografo. Ma voi state buoni, caccia dov'è? Ma che era sciamaro nell'arca là dentro, sì. È stato bellissimo, è stato proprio... Mancavano solo i fuochi d'artificio. Ma a me non mi interessa, io No. quello che si dice per sparare proprio a voi proprio, a me non mi interessa, io sono più malamente uci. Non vi preoccupate, in tutti i modi io vi rintraccio, non vi No, preoccupate signora cara, proprio. ma io dico babù, io tengo tutto. No, ha riattaccato! Ah! Ma. No! Fai chiamare qualcun altro a casa perché questa poi non risponde più.
Porca miseria, fatemi chiudere lo scherzo. La signora teneva pure il vestito color prugna. Prugna, eh? Scherziamo. Prugna secco, prugna. Non lo so. D'altro canto si sa, a prugno che fa? Fa cagare. Appunto. Mamma, che bello scherzo. Ok. Pronto? Signora? Sì. Siete sempre voi? Sì, sono la mamma, dite. No, mi passate la signora Assunta, per favore. Però vi voglio dire una cosa, ma ditemi, che sono queste cose che voi state minacciando? No, io quando mai non mi ha mai permesso di minacciande. Io non ho mai minacciante, signora, mai, ve lo giuro. E voi state dicendo ritardo, non ritardo. No. No, ma te capi, ma quando mai ti capita una cosa per nada? Mai non ha diritto proprio si parola. Voi, ma... ma come va poi il fotografi, scusate, che non sono venuto? Chi? Le fotografie. No, le fotografie sono venute, a noi ce l'hanno rubata, ma le fotografie sono venute. Sono venute, qui va, in da stagione. Voi ve ne a mente che le fotografie vanno rubate. Voi avete preparato chi lo palazzo. Ma che vuol dire che non mi ha preparato il palazzo? Era Maronni Casaluce, che lo creatura, bellissimo, uscito da là dentro, con tutto, bello. Ma tu signori vestito, palazzo, vestito perché lo parlo tutto quanto palazzo, vestito... quando uno sposa parlo palazzo. Appunto, quella si ce l'ha fatta capire in comunione, figuratevi quando si sposa sto creatura che faceva. Non è cosa che vuoi. È giusto, avete ragione. Mi potete passare alla signora Assunta? Perché purtroppo fui di rosso quando fa come io non penso che lui ha parato il palazzo. Certo, Gesù, io faccio fuoco d'artificio a suo palazzo. Io ha già parato a strada, mica sullo palazzo. Scusate, allora... Io ha già chiamato a fare come io non può arrivare al mondo, mio figlio, con tutti i cavalli. Passatemi un attimo alla signora Assunta, per cortesia. Sì. Grazie mille. Vabbè. Assunta? Aspetta, dove vanno qua? Aspetta, qua di vanno, parlo! Sono il ladro, pronto? Signore? Pronto? Signora? Signora? No, siete la signora Assunta? Sì. No, ma sto tengo in fotografia, anzi, signor, ma il vestito prugno, ma rolato cattate, scusa. Sei cascato, stupidino. Esci da te. Assunta, è uno scherzo, sei solo! Chiama sentimi che si tratta. Gino! Fabio! Parla tu! Sì! Dite! Assù, sono qui! Oh, Gino, che sta parlando per telefono? Passiamo assù! Chi se mi ha chiamato una data, ha detto che il bello che si teneva non vuole! Assù! Gino! Assù! Che è? Assù, è un scherzo, era di amore! Radio Marte. Si tutti sciamo. Che bello. No, dico che meraviglia. Signora, arrivederci. Ma andate a fanculo. Magari. Salve signora, sono Oscar, vorrei parlare con qualcuno per le nozze Petriccione Sommella. Sono Oscar di Castello Santa Caterina. Ah sì, un attimo che le passo mia figlia. Grazie signora. Teresa? Devo salutare, dicevo, Domenica, che so che è andata da Luisa Spagnoli a comprare un po' di vestiti, sai? Sì. Me l'ha detto adesso, mi ha mandato un messaggio. Pronto? Salve signora, sono Oscar di Castello Santa Caterina. Sì, ok. Ho provato a chiamare pure il signor Guido, ma non mi rispondeva. Ah, si vede che non prendeva. Io ho un problema molto grosso. Sì. Noi abbiamo avuto un controllo dell'ASL. Sì. Io ritengo pretestuosamente, però ovviamente insomma adesso bisogna fare tutti i procedimenti del caso. Hanno messo i sigilli. Io ritengo che lo abbiano fatto in maniera pretestuosa e secondo me
c'è la mano di qualche collega, insomma, di qualcuno della zona che, insomma, evidentemente non ha piacere che la nostra struttura funzioni così bene. Il problema è che io, per onestà, ho ritenuto di dovervi avvisare immediatamente, perché è possibile che io la situazione la riesca a risolvere in tempo. Però io non ho la certezza matematica di questo. Io ho messo immediatamente in moto tutti i miei avvocati e immediatamente abbiamo fatto ricorso al TAR, però è evidente che questo è un genere di cose che, insomma, vanno abbastanza per le lunghe. Tra l'altro loro hanno fatto una motivazione che per me non stanno in cielo né in terra. Secondo loro avrebbero trovato insetti, cose. Noi, insomma, voglio dire, siamo